Allora, ciao a tutti. Niente, volevo commentare come una partita che ho giocato con un mio Stoneblade. Ecco qui la lista. Allora, abbiamo 4 Squadron Oak, che sono la novità, diciamo. In realtà è una carta vecchia come la morte, però voglio provare a riproporla. È forte perché fa vantaggio carte puro, vantaggio carte in mano, porta equip molto bene e con gli effetti brainstorm è davvero fortissimo. Poi 4 mistiche, 2 snapcaster, solo 2 perché abbiamo già i falchetti che fanno molto vantaggio carte e perché non voglio dipendere troppo dal cimitero. Quindi 2 è molto forte, ma non voglio più di 2 copie e 2 Vendilion, che non ha bisogno di presentazioni. Come counter abbiamo 4 Force, 2 Spell Pierce, 2 Spell Snare. Non ho inserito i counter spell perché abbiamo molti drop a 2, ci tappiamo out abbastanza spesso e giocando questa mana base che andremo a vedere nel dettaglio, Counterspell non è ben supportato. Quindi ho preferito giocare snello, giocare i Pierce che andranno sulle spell a costo alto dell'avversario, quindi Planeswalker, da cui questo mazzo muore, oppure spell dal costo basso nei primi turni, quindi Turach, scartini vari, Counterbalance. Spesnare perché va su counterbalance, perché on the draw è molto forte e altri mille target, però soprattutto è lì per counterbalance e Turach. Come rimozioni abbiamo 4 spighe, 2 esplosivi. Mi piace giocare esplosivi in Stoneblade, sono molto versatili, levano i problemi del mazzo, cioè counterbalance, entreat, manguste. Mono Wrath è incounterabile, mi piace averla, comunque si piccia, non è mai morta, neanche contro combo, ed è un effetto che serve. Come manipolazioni, 4 Bronze e 2 Ponder, non mi privo di 2 Ponder in un mazzo con una curva così, può chiudarsi abbastanza facilmente, avere un effetto Ponder può essere molto forte. Poi le bombe sono 3 Jace, poi 2 Keep, Batterskull e Jitte. Jitte perché è portata molto bene da squadra No, comunque abbiamo 6 volanti, ci sta. La mana base classica, gioco 8 Fetch, 5 basiche con 2 pianure, abbiamo molto bianco. Solo 3 tundra, perché comunque abbiamo 2 pianure, una Caracas, 2 vulcaniche per il side, e per esclusiva 3. Come lande speciali, come detto, Caracas, 2 wasteland e una ruins. Wasteland si possono anche levare, però mi piace averle. E 2 non pesano eccessivamente sulla mana base, anche perché se non avessi wasteland proverei probabilmente una Moorland Haunt. Forse una Riptide Laboratory, quindi non lo so. Le Wasteland sono forti, sono fighe, possono levare il mana in più per permetterlo poi di uscire da Pierce in un momento chiave. Levano lande fastidiose come Caracas, una Ruins avversaria, un boschetto, anche se i boschetti ne giocano 4. La side comprende 8 8 contro combo nella forma di 2 Reb, 2 Flusterstorm, 2 Meddling Mage, 2 Canoniste. Di questi 8, 4 sono molto forti contro controllo, ovvero le Reb e i Meddling Mage. Poi abbiamo come rimozioni 2 Rogue Tumble e il secondo verdetto. Quindi, come dire, vogliamo degli sweeper contro aggro. Poi 2 Weirteer, versatilissima. Qua l'antivirus continua a rompere.
E due rest in peace, solo due perché comunque non è così fondamentale, però è una carta che ci fa piacere vedere contro certi mazzi. Allora, andiamo a vedere la partita. Eccomi. Allora, giochiamo contro Danks, che non so chi sia. Vediamo subito la mia mano. Considerando che questo video l'ho registrato in diretta, quindi non conosciamo la mano dell'avversario. In questo modo potete vedere quali sono i ragionamenti che io faccio quando ragiono sulla mano avversaria senza conoscerla. Questa è una mano buona. Non fa niente al secondo turno, è vero, però abbiamo Brainstorm e Ponder per trovare qualcosa da fare. Comunque una mano attendista. Una attendista dipende da cosa fa l'avversario, però siamo coperti con force da eventuale scombata di primo o mangusta, che io potrei anche pensare di forzare picciando Jace, che è la più inutile tra le carte che abbiamo. È una mano in divenire, quindi vediamo un po'. Ovviamente tengo, inizio io, parto Terra Ponder. Terra Ponder on the play ci sta. Vedo queste tre carte. Spiga Fetch e Isola. Io qui sono propenso a tenere Fetch in mano. Non la voglio l'isola, voglio la Fetch. Spiga in cima per evadere eventuale scarto. E poi probabilmente fecero via l'isola. Infatti prendo fetch, tengo spiga in cima e passo. Vediamo cosa fa lui. Lui parte di mare. Mare potrebbe essere un combo. Ecco, mare ponder potrebbe essere benissimo un combo. O reanimator o hunt. E quindi, insomma, sappiamo già cosa cercare. Se è un combo. Potrebbe anche essere un bug agro, bug delver, una cosa del genere. O un Grixis, come le nuove liste che stanno girando. Quindi lui non mischia, pesca. Noi ci peschiamo la spiga. E facciamo la Flooded. Ecco, questo è un errorino da parte mia. Dovevo mettere la mesa perché avrei comunque fecciato per pianura base. E la Flood invece può prendere anche isola base. Lui mi fa agitarsi, quindi potrebbe essere benissimo Hunt. Faccio vedere la mano. Lui fa Scalding Tarn. Quindi finora l'ho battezzato Hunt. Feccia e fa Confident, ok. Infatti io a questo punto devo fecciare per pianura base. Se avessi messo la mesa sarebbe stato più semplice. Non è un errore, è una piccola imperfezione, che però è molto difficile che pesi sul game, perché comunque, insomma, stiamo parlando di una fetch. Fatti spigo, mi pesco una fetch col blu che andrò a giocare o no. Invece gioco mesa perché tanto ho il secondo mana blu in mano, fecciarmi la seconda pianura mi piace come idea. Anche in ottica Snapcaster Spiga, cui avevo pensato, lui fa ponder. Pesca e pass. Io qua mi pesco il falchetto. Pesco falchetto e direi che lo faccio subito. Aspettare non serve. Aspettare non serve perché comunque in mano non abbiamo dei counter. Abbiamo uno Snapcaster Spiga, ma quello possiamo farlo anche dopo. Comunque non ha giocato creatura adesso, probabilmente non la farà neanche il turno dopo. A meno di non tapparsi altro mana per fare altri cantrip, quindi io faccio falchetto adesso, faccio Ancestral,
anzi, Ancestral più 1, e poi posso anche volendo branzare in Eut, o in risposta a qualche bomba sua, e ho fatto vantaggio. Prendo i falchetti, passo, lui fa brainstorm in Eut, appunto, quindi sta cercando una minaccia. Poi feccia, quindi non ha una mano fortissima. Fa l'avante. L'avante non ci crea particolari problemi. Tanto che ci uccida tutti i falchetti, non ce ne frega niente. I falchetti devono rimanere in mano per fare vantaggio carta. Io non faccio branze in Eot, decido di farla a main phase, così da trarne il massimo vantaggio. Pesco esplosivi e adesso faccio brainstorm. Faccio brainstorm che rimetterà sempre in cima due falchetti. E ho la mano piena, ma ho solo una rimozione praticamente. Infatti metto due falchetti, gioco fetch. Attacco. Lui cosa può avere in mano? Lui ha 5 carte in mano. Sicuramente non ha una creatura perché l'avrebbe fatta. Avrà, può avere dei counter, può avere dei botti così a caso, insomma, robe del genere. Ovviamente mi farà un'altra brainstorm adesso, un'altra manipolazione, perché se non ha fatto minaccia avrà o counter o emozioni e o altre manipolazioni. Infatti mi fa una brainstorm che mette due morchie. È stato abbastanza veloce mettere le morchie in cima. Una l'ha messa sicuramente in cima velocemente. Ecco, anche l'altra feccia. E adesso se le feccia via. Io qua faccio un'ottima giocata, ovvero gioco Vendilion in risposta alla sua feccia. Lui ha fecciato subito, io gli ho chiesto gentilmente di mettere la feccia in pila e rimettere in cima le due carte che conosceva di brainstorm. Quindi saltiamo un attimo questo passaggio. Ok, io prendo Landa e faccio Vendilion che mi rivela questa mano. Quindi molto probabilmente ho trovato le due minacce dopo questa brainstorm. Questo vuol dire che avendo due morchie in cima, io gli faccio mettere sotto adesso una bomba. Lui, sempre con feccia in pila, si pesca una delle morchie e voleva fecciarsi via. Quindi, in una giocata, ho tratto il massimo vantaggio possibile da questa vendiglia. Senza contare che molto probabilmente prenderà mana nero per averne 2-2. Quindi, non mi farà bolt in Eot mia sulla Vendilion e io avrò guadagnato un mana per il turno successivo. Che sono piccole cose, piccoli vantaggi tempo che però non vanno mai sottovalutati. Qui probabilmente gli metterò, anzi sicuramente gli metterò in fondo Piromante, perché dei due bolt non me ne frega assolutamente nulla, tanto il mio Jace ce ne passa prima che lo risolva. Passa del tempo, passano dei turni, quindi questi bolt molto li userà prima per qualcosa. La carta che mi dà fastidio è Piromante. Piromante perché su Piromante devo assolutamente buttarci una force. Io non voglio buttare la force così. Quindi leverò Piromante. Il lever lo gestiamo. Il lever lo gestiamo perché abbiamo i volanti, perché abbiamo esplosivo, Snapcaster Spig. Mentre Piromante, se scende adesso, il prossimo turno, lui comincia a fare dei pippoli che non voglio assolutamente fare esplosivo a zero per spaccarli, perché ha fatto vantaggio. Io non voglio fargli fare vantaggio. Quindi mette sotto Piromante, pesca la brutta carta che aveva in cima, feccia per mare, appunto. E passa. Suo stappa pesca. Probabilmente farà Gitaxian Probe.
Sì, ha fatto Gitaxian e poi ha fatto Piromante. Ora, considerando che ha fatto una Gitaxian prima ed era quella che aveva in mano, ha fatto Piromante e adesso mi sta facendo un'altra Gitaxian. Questo vuol dire che in mano aveva Bolt, Bolt, Dagger, Gitaxian. Dunque, ha fatto una Gitaxian prima. Quindi Bolt Delver ha fatto una Gitaxian adesso. È difficile, sicuramente non aveva un piromante in cima perché non avrebbe voluto fecciarselo via e quindi piromante l'ha pescato o con la prima Gitaxian o di turno. Sono piccole informazioni che però non vanno mai sottovalutate. Adesso ha fatto una seconda Gitaxian che molto probabilmente era la carta che aveva messo in cima per facciarsela via. Perché non ho forzato Piromante? Io questa force voglio tenermela. Questa force è preziosa. Non voglio giocarla così, anche perché magari se n'è andato sotto Pierce. Non so. Non so se giochi Pierce, credo di no, ma perché rischiare e perdere la partita così? Quindi non l'ho fatta. Ho deciso che voglio gestire il piromante in un altro modo. Lui quindi in mano ha Delver, Bolt, Bolt e carta X. Una vasta se l'è pescata, quindi non conosciamo solo una carta che è in mano. Noi peschiamo un'altra force. Adesso io qui devo fare Snapcaster Spiga su piromante. E poi gestire l'amante e il suo Delver con l'esplosivo e avere force pitch force per una sua minaccia. Qui decido di non attaccare perché comunque non serve a niente, è l'amante, gli farei un danno al massimo. Voglio tenermi un bloccante. Lui infatti lascio che si tappi per l'amante e probabilmente spigo adesso il piromante. Sì, spigherò piromante o adesso nell'upkeep uguale. Ma probabilmente è meglio farlo adesso per evitare force, ma non penso abbia force in mano. Infatti lo faccio in upkeep, ci sta comunque. Lo faccio, ci penso. Snapcaster Spiga. Spiromante. Ok. Se vuole fare del vantaggio, adesso con questo piromante che sta per essere rimosso, deve farmi almeno un fulmine su una creatura o su me. Gli faccio tappare mano in upkeep. Questo vuol dire che non potrà usare molto mana nella main phase, e questo mi piace. Lui ci pensa, pensa molto, e alla fine tira due fulmini su di me. Come scelta ci può stare, mette due pedini. Sì, ho fatto Snapcaster in upkeep anche per evitare che mi lanciasse una brainstorm, anche se ne ho già viste molte, mi lanciasse una brainstorm nella mia EOT che avesse un altro Pippo l'attaccante il turno dopo, quindi sì, ho fatto la scelta giusta. Lui ha due carte in mano, per un Delver e una carta che non conosco. Considerando che il Delver possiamo gestirlo benissimo, abbiamo Force per l'eventuale bomba che non conosco. Lui attacca con tutte e tre, ma ovviamente può attaccare solo uno, questo è un errore, non ho abilità. Attacca con uno. Mi fa un'altra Gitaxian. No, non attacca, decide di non attaccare. Che non lo capisco, io l'ho attaccato comunque. Sei tu l'Agronia. A questo punto pesco un'ottima spiga. Andrò a spiegare l'amante e sarà esplosiva a zero.
Considerando che di mana ci sto benissimo, sto fuori da PS in tutto quello che faccio, decido di fare squadra Nox subito per attirare un eventuale force che non arriva. E adesso farò esplosivo a 0 e passo. Anzi no, spiego subito l'Avamant perché non ha mana rosso, quindi non voglio prendermi altri due danni così a gratis, quindi io lo spiego fin tanto che non ha mana rosso e solo in seguito spaccherò l'esplosivo per non andare sotto Pierce, che non gioco, non penso che giochi, ripeto, però è inutile rischiare così, quindi farò così. Nella mia EOT spiego l'Avamant che non può attivare e poi potrò spaccare l'esplosivo infine. Io adesso ho 4 carte in mano, spacco sempre in upkeep per evitare Stifle, non si sa mai, non bisogna mai concedere all'avversario qualcosa se puoi non concederglielo. Quindi lui va a 4 carte in mano, una di queste è Delver, la conosciamo. Lui mi fa Piromante. Piromante, qua Piromante va forzato. Qua va forzato perché non ho risposta a Piromante. E se inizia a fare anche solo due pippoli, andare race, non lo so, non è un bel piano. Quindi decido di forzare. Decido di forzare e lui mi pare che ci stia. Ok, lui ci sta. Poi mi fa il Delver, ok. Delver va bene. Rimane con due carte in mano. Queste due carte avrà un Daze, potrebbe avere un botto, non lo so. O una Force. Però non lo so. Non ha voluto forzare sul piromante. Prendo un mana blu. Non so, il fatto che non abbia forzato sul piromante, insomma, mi ha detto che molto probabilmente non aveva una force. Quindi io qui faccio Jace tutta la vita. Faccio Jace fuori da Pierce. Fuori dal doppio Daze, potrebbe benissimo avere, e invece lui forza. Sono contento comunque, sono contento comunque per quale motivo? Perché io sono in race, ho 3/4 volanti, e lui ha solo un Delver con 0 carte in mano. Quindi comunque ho giocato tutta la partita sul vantaggio carte, e alla fine questa mia scelta ha premiato. Infatti adesso io sono in un netto vantaggio, mi fa un lavamante che comunque non arriva troppo tardi perché sono già in race, il prossimo turno attaccherò con tutto e lui al massimo mi fa 3, 4, 5 danni, sto deccando botto, mi manda uno, non riesce a vincere, vinco io il turno dopo. Qui pesco anche Mistica, comunque si sa, in late game poi io ho molte più bombe di lui, quindi io attacco con tutto. Lui qua non penso che pari, lo mando a 4, poi faccio Mistica Falchetto per Butterskull o anche Git può andare bene, e tanti auguri. Tanti auguri davvero. Quindi la partita ormai è finita. Lui andrà a 4. Faccio Falchetto Mistica per Butterskull. Lui rivela Landa e la partita è finita. Allora, cosa possiamo dire su questa partita? Ho sempre giocato sul vantaggio carte. Ho sempre giocato sulle carte che aveva in mano, che poteva avere. È stato fondamentale il timing corretto delle giocate e avendo questo controllo
sulle sue pescate, questo controllo indiretto, però un controllo comunque effettivo. Sapeva cosa aveva in mano. Ho gestito le sue minacce e poi, una volta raggiunta una certa soglia, ho sbrodolato tutto quello che avevo e sono andato in race. Probabilmente, se avessi perso un turno, l'avrei persa. Avrei potuta perdere perché lui avrebbe avuto una pescata in più, avrebbe avuto l'avamante attivo, Delver potenzialmente flippato, poteva gestire il board. Però troppo tardi, poi ho visto anche Mystica per battere. Quindi niente, spero che vi sia servita questa partita, vi sia piaciuta. Spero che le mie spiegazioni vi abbiano potuto fornire qualche informazione in più. E alla prossima, ciao ciao!